Ante la instalación de la Asamblea Nacional, luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el pueblo merideño se moviliza para seguir contribuyendo a la organización popular, para rectificar, profundizar y radicalizar el proceso bolivariano. El Parlamento Popular se hace para que los pueblos debatan todas sus propuestas, sus ideas de cómo hacer el hecho, cómo hacer de hecho el socialismo, cómo construir la economía, cómo construir el territorio, cómo construir la política desde abajo y desde adentro. O sea, no es solamente los instrumentos legales que tenemos al servicio del ejercicio del poder popular, es que nosotros asumamos esas acciones. Es desde ese espacio donde debemos nosotros gobernarnos a nosotros mismos. Definitivamente ya las instituciones no responden a las necesidades del pueblo. Nosotros hemos venido atravesando por una etapa de transición, tratando de modificar las estructuras, pero lamentablemente no es desde ahí. Entonces debemos apropiarnos de este espacio, hacerlos nuestros. L'attacco speculativo e la guerra economica, prima o poi, i gruppi dell'oligarchia e gli Stati Uniti li avrebbero sferrati, però se il governo chavista avrebbe dato una maggiore attenzione nella diversificazione della produzione, forse si sarebbe evitato il peggio. Beh, la problematica è una problematica difficile in tutte le transizioni al socialismo e non è stata risolta. Non è stata risolta perché è un problema centrale della transizione, cioè dipendere dagli altri paesi. In questo caso dipendere appunto nel fattore interno dalle industrie petrolifere. Ripartire soprattutto con la piccola impresa, oggi ridare un ruolo centrale all'agricoltura per dipendere meno dalle importazioni. Mettere, diciamo così, a produzioni beni di prima necessità significa mettere insieme la produzione delle cooperative, delle imprese socialiste e delle imprese sociali, dando un potere popolare anche attraverso la comuna, che sono delle strutture politiche economiche all'interno del paese. Diciamo che l'autodeterminazione non può essere solo un evento, diciamo, di carattere economico, ammesso che appunto ci si arrivi, ma l'autodeterminazione deve avere un forte carattere politico, popolare, di centralità del potere. Questa è la chiave, la sfida delle transizioni e quindi anche della transizione bolivariana. Negli anni del governo di Chavez si è tentato di governare un popolo e di dare una speranza e un futuro, come è avvenuto ad un popolo praticamente analfabeta, con altissimi livelli di disoccupazione, senza i servizi di prima necessità, senza una sanità pubblica e gratuita, con un deficit di abitazioni enorme. Sono state nazionalizzate le imprese del petrolio, si è socializzata una gran parte, oltre l'80% della rendita petrolifera, invece di assumerla alle multinazionali è stata utilizzata per realizzare migliaia e migliaia di abitazioni, di investimenti sociali. Si sono sviluppate questa grande, grande idea di Chavez e le missioni, no? Con un grande investimento, oltre che in casa, in lavoro, un lavoro per tutti, la fine dell'analfabetismo dichiarato dalle Nazioni Unite, la creazione di questa grande università bolivariana presente in tutto il paese con oltre 160.000 studenti, una maggiore istruzione, formazione, sanità gratuita e pubblica, l'accesso gratuito alla medicina preventiva. Poi in questi ultimi anni sono state istituite queste las comunas, che hanno secondo me il primo senso di struttura di potere popolare, di struttura popolare di potere di quartiere, in cui parallelamente all'istruzione, alla costruzione di case, alla sanità, ci sono forme di cooperative di produzione, di distribuzione e di consumo che sviluppano autodeterminazione all'interno della comuna stessa, quindi potere. Sono convinto che nello stesso tempo in cui si sono realizzati questi programmi sociali, però bisognava dare più impulso alla diversificazione economica complessiva, produttiva e distributiva e della commercializzazione. Quindi promuovere sì la socializzazione di molti settori, però dare un impulso non solo di nazionalizzazione, ma di reale socializzazione, quindi di potere all'interno dei posti di lavoro. Stabilire per esempio, una cosa che secondo me mancava, bisognava stabilire il controllo pubblico complessivo del sistema bancario. Scusate, un ragionamento che non serve a un grande economista per dirlo. Se un paese
vuole rendersi indipendente dalle politiche capitaliste e imperialiste, deve controllare il sistema finanziario, deve controllare il sistema bancario. Perché? Perché se tu vuoi avere un controllo reale sull'economia, vuoi realizzare nazionalizzazione o addirittura socializzazione di altri settori produttivi, se vuoi garantire all'industria, ai settori di commercio, di nazionalizzarsi, devi avere una normalità dei flussi creditizi, perché se il sistema bancario ti chiude ovviamente questi flussi creditizi, voglio dire, è chiaro che i settori produttivi sociali hanno un handicap incredibile rispetto a quello che rimane del settore privato, e quindi il settore privato continua a essere associato al sistema bancario principale internazionale, e questo non predispone un regolare flusso di credito alle imprese nazionalizzate. In questo senso, non sono state nazionalizzate alcune banche, sì, ma non sono state nazionalizzate quelle banche che, diciamo così, non avevano un potere centrale nel sistema finanziario. Quindi è estremamente complicato in generale promuovere sviluppo delle imprese pubbliche statali senza il controllo delle linee creditizie. Quella frente viene alta, il destino è no all'alto, no a este saqueo, no all'imperialismo, no al neoliberalismo, sì alla sovranità del nostro popolo. Thank you.